Bella raga. Aspetto che entrino un po' di persone e inizio a parlare. Sto morendo di caldo, porca vacca. Ciao raga, vi racconto una storia triste. Sto morendo di caldo. Niente, sono una sfigata. Mi viene da piangere. Sono in autostrada, sotto il sole, ferma perché stavo andando verso Jesolo in macchina e niente, stavo accelerando nella corsia di sorpasso e inizia a non andare più l'acceleratore e quindi inizio a rallentare. E comunque andavo veloce, quindi è grave se tipo rallenti in autostrada. E quindi per fortuna ho avuto subito la prontezza di mettere la freccia, controllare, svoltare e fiondarmi nella corsia d'emergenza e mettermi tipo nella parte per accostare. E quindi ora sono ferma qui. Ho provato a chiamare un po' di persone inizialmente per chiedere informazioni, se qualcuno sapesse qualcosa meglio di me, perché ho la patente da poco, quindi non me ne intendo troppo. Però non parte proprio più la macchina, cioè il motore si accende, funziona, ma non si muove proprio, quindi potrebbero essere mille cose, non posso sapere, non posso saperlo io, quindi insomma ho chiamato il carro attrezzi, ma arriverà tra non so quanto, cioè no, sì, tra più di un'ora sicuro. Però che palle, mi gira anche le palle accendere il motore, tenerlo acceso con l'aria, quindi sono al caldo. E niente, ho detto facciamo una diretta per la compagnia. Io sto bene, però mi girano le palle tantissimo. Vi giuro. Perché poi avevo organizzato tutto quanto alla perfezione, dovevo fare le foto, tutto. È da stamattina che sono andata anche dal parrucchiere e tutto, perché oggi avevo un sacco di foto da fare bellissime al tramonto, all'alba avrei fatto la tirata, tutto. Era tutto, vi giuro, perfetto, ho pure pagato già l'hotel a Jesolo e niente, la mia sfiga di merda c'è sempre. Però sto bene, tranquilli, è solo che sono un po' nervosa perché comunque mi girano le palle. Però ho deciso di fare la diretta per la compagnia perché da sola, cioè, non ce la faccio. Palle. Sì, raga, io sto bene, cioè, tranquilli, non è che non è grave, cioè, figuriamoci, cioè, l'importante è la salute, sarebbe stato peggio qualsiasi altra roba, però, cioè, io sono veramente troppo sfigata nella mia vita, è assurdo, cioè, ci scherzo su un botto, però, cioè, niente, let's go. Poi sono tipo vicino a Brescia e niente. Sono qui. Fatemi un po' di domande, almeno parliamo un po' di altro. Che caldo che fa poi un sacco. Ciao Sara, era meglio il treno. Io mi trovo strabene a guidare, cioè mi trovo strabene. Questo non era colpa, cioè, boh. Per fortuna sono riuscita subito comunque ad accostare tutto, quindi easy, però cioè mi è uscita la spia del freno mentre stavo accelerando, cioè una cosa che what the fuck? Mamma mia. Poi mi piace un botto guidare, vi giuro, mi trovo strabene.
cioè non sono per niente in ansia mai. Ho fatto tipo un'entrata dove c'era un sacco di traffico, tranquillissima, eppure c'è sempre qualcosa che non va. Vabbè, niente, non era, cioè.